Salve amici, oggi siamo qui per fare un video relativo a un test, una prova test del trapanazzo a percussione Parkside da 800 watt. Recentemente abbiamo già fatto l'unboxing e nell'unboxing abbiamo scoperto che il trapano è difettoso, ovvero quando mettiamo il selettore in senso orario, il trapano raggiunge quelle che dovrebbero essere le sue 1650 rivoluzioni al minuto, 1650 giri al minuto. Se lo mettiamo in senso antiorario, praticamente il grilletto non va a fondo, vedete? Non va a fondo e la potenza risulta essere limitata, così come ovviamente il numero di giri. Ora, per fare il foro, io utilizzerò una delle sue punte da parete, da calcestruzzo, da 6 mm e ovviamente lo utilizzerò in senso, orario. Per fare ciò avrei potuto anche utilizzare il fratellino minore, che è questo, il trapano a percussione Parkside serie PSBM 750 B2, che sì, è anche a percussione, ma ovviamente non nasce per lavori molto gravosi. Si suppone che l'800 watt da 1,2 joule sia più in grado di fare un foro in questo tipo di calcestruzzo. Vedete queste traverse? Potrei perforare anche i mattoni forati perché in realtà devo mettere due tasselli per sostenere un neon da 120, che è questo qui. Mi occorre più luce nella mia zona di lavoro. E per fare il tutto salirò sulla mia scalettona, questa qua, interamente pieghevole, modulabile, adattabile, in stile ponteggio, comprata anni fa, sempre al Lidl, mi pare, se non erro, a 75 euro. E va alla grande. Su questo, spezzo una lancia in favore del prodotto Lidl. L'unica pecca è che nel tempo mi si sono rotti i piedini, da una parte ce li ho tutti e due quei piedini azzurri, dall'altra parte uno l'ho perso, l'altro mi si è rotto e al momento non so come sostituirli anche perché non trovo i ricambi adeguati. Potrei sì farci un paio di passate, forse anche più di un paio di rotoli di scotch in modo da fare due salsicciotti laterali di plastica che man mano si consumano, però è brutto. Se qualcuno può suggerirmi un rimedio più efficace, esteticamente, praticamente più valido, io sono aperto al recepimento di qualsiasi consiglio. Bene, adesso nulla, mi devo arrampicare su questa scala e iniziare a tentare di perforare il mio calcestruzzo. Vediamo come va, punta da 6, vi ripeto, nulla, azione. Ok, uno l'abbiamo fatto, ci siamo. La posizione non è delle più facili, ma siamo penetrati abbastanza da poterci andare a mettere un tassello. Proviamo di fare qualcosa di più. Perfetto, un tassello da 6. Qui entra. Ora passiamo dall'altra parte. Mi sentite sicuramente malissimo perché ho una maschera per la polvere, occhiali, berretto. Gli ultimi due non è che influiscono sulla voce, ma la maschera per la polvere sicuramente sì. Quindi la posizione scomoda, ora mi tocca spostare la scala, collocarla
correggere il tiro della telecamera, vediamo un attimo come mi viene il tutto, spero di non cadere, spero di arrivare a potervi caricare questo video, perché con una gamba rotta verrebbe un po' male. Ok, ce l'abbiamo fatta a fare anche il secondo foro. L'impresa è comunque relativamente facile perché con una punta da 6 mm, voglio dire, tutta la forza si deve concentrare in un piccolo, in una piccola superficie di attrito. Fosse stata una punta da 8 o da 10 mm, sicuramente il nostro trapano avrebbe sofferto molto di più. Ora potrei gridare una frase islamica così nel pieno dell'esaltazione mistica dal tenere un trapanazzo di questo tipo tra le mani, non lo faccio, scendo dalla scala che è meglio. Finalmente mi sono tolto tutte le protezioni del caso dagli occhi, dalla faccia, dalla testa e sono tornato a essere una persona. Vedete, due soli buchi, il nostro trapanozzo si riduce in queste condizioni, vabbè, ma è normale, buchi sul soffitto è normale che facciano impolverare un pochino l'utensile. Dicevo, con le punte da 6, con la punta da 6, per fare due soli fori non abbiamo trovato praticamente nessuna difficoltà. Magari fosse stata una punta da 10, probabilmente sarebbe stata più dura per gli 800 watt del trapano. Però devo dire, ha affondato senza problemi. Da considerare anche che quando uno sta a fare dei fori nel soffitto, la posizione è assolutamente scomoda e anche l'utilizzo delle proprie forze non è ottimale. In ogni caso, l'esame di perforazione dei due fori sul calcestruzzo l'ha superato. Purtroppo questo è un utensile che vedrà sarà oggetto di reso proprio perché, insomma, il fatto di funzionare solo a un unico senso non è qualcosa di accettabile. Faremo giusto l'autopsia per vedere perché c'è questo difetto, e dopodiché, insomma, il suo destino è segnato. Ok, amici, con questo è tutto. Vi invito, come sempre, a cliccare sul pulsante relativo all'iscrizione, a cliccare sulla campanella e sarete avvisati sui nuovi video che mano a mano andrò pubblicando. Un saluto e alla prossima. Ciao!